il trading ti sta distruggendo e sei all'inizio con il trading, in questo video ti spiegherò come puoi fare 10.000 euro da casa con il trading. E siccome so già che non mi credi, adesso ti faccio vedere come. Questo è il mio canale Telegram nel quale condivido ovviamente quelli che sono spesso i miei setup di trading. Non è una sala segnali, non condivido tutte le mie operazioni ogni giorno. Condivido alcuni miei pensieri di trading, condivido anche eventualmente degli stop loss, quelle che sono le mie visioni, che adesso andiamo ad approfondire, e anche quelli che sono ovviamente i miei profitti. Questo, ad esempio, è un conto prop, adesso te lo faccio vedere, un conto prop da 100.000 dollari, sulla quale, eccolo qua, ho fatto 7.000 dollari in un singolo mese. Questo è un conto da 100.000. Immagina quello che puoi fare, ad esempio, con un conto da 200.000. E ovviamente questo non è un limite, quindi tu puoi generare anche di più in un singolo mese. Ovviamente ho mostrato anche non solo la dashboard del sito, ma anche ovviamente diciamo lo statement, così vogliamo definirlo, del conto, quindi ovviamente dove si possono vedere tutte le operazioni. Ho condiviso delle operazioni, quindi se entri in questo canale ho condiviso delle operazioni che ho anche aperto ovviamente live. Se vai a vedere questo video si vede che apro l'operazione sul conto live, il conto ovviamente questo qua, e poi ovviamente questa è la stessa identica operazione vista su un time frame diverso che arriva al take profit. E soltanto con questa operazione da RR, come puoi vedere 1 a 8, avresti potuto sostanzialmente generare più di 10.000 euro in un singolo mese. Giusto per darti qualche informazione in più, questa era la mia analisi sull'indice del dollaro americano che vado ad analizzare per capire ovviamente come si potranno comportare eventualmente tutte le valute correlate al dollaro, ad esempio euro, dollaro e GBP USD, quindi sterlina dollaro, e ovviamente eventualmente anche il gold, che però ovviamente si comporta in modo leggermente diverso. Quindi questa era la mia analisi su quello che sarebbe potuto essere il movimento dell'indice del dollaro americano e di conseguenza ovviamente contrario al movimento di euro-dollaro. Quindi se l'indice va su, per chi non lo sapesse, euro-dollaro sostanzialmente va giù, se l'indice va giù invece euro-dollaro ovviamente va su. Quindi questa era la mia analisi con l'indice che sarebbe tornato su in una di queste due zone e poi sarebbe andato giù, condiviso prima nel canale. Ovviamente c'è anche il video e poi andiamo a vedere ovviamente quello che è successo dopo sostanzialmente. Ed ecco qua, questa è l'analisi e questo è quello che è successo dopo. Quindi ovviamente tutto condiviso live, il prezzo ovviamente, quindi l'indice del dollaro ha fatto precisamente questo movimento. Con questo che cosa voglio dirti? Prevedere ovviamente il mercato non è possibile. Io in questa situazione non ho assolutamente previsto il mercato. Ho seguito il mercato con quelle indicazioni che ovviamente conosco dai concetti di trading che applico, che ovviamente possono darvi un vantaggio statistico al mercato, e ovvero ma nella maggior parte delle occasioni in cui si presentano determinate situazioni del genere, ovviamente io ho ragione, e questa ragione, che ovviamente non è appunto, ripeto, sempre valida, mi permette però di avere il cosiddetto vantaggio statistico, che è ciò che conta nel trading, che ti permette sostanzialmente di essere in profitto. E ovviamente ci tengo a precisarlo, non di non prendere mai stop loss, ma di prendere stop loss, ma essere consapevoli del fatto che ci basterà aver ragione poche volte per essere comunque profittevoli. E questo, secondo me, è uno degli elementi più importanti nel mondo del trading. Questa, ad esempio, è un'operazione che ho aperto sul gold ieri, con stop loss molto stretto e TP finale il massimo giornaliero. L'operazione ovviamente è andata a TP con RR 1 a 5. Ovviamente ci tengo a ribadire, se vuoi entrare in questo canale Telegram troverai in descrizione il link, basterà lasciare la mail ed entrerai, ma questa non è una sala segnali. Io non posto le mie operazioni tutti i giorni, non do dei segnali, posto semplicemente quelli che possono essere i miei pensieri sul trading. Infatti ci sono anche dei pensieri, delle frasi relative al trading, secondo me molto interessanti, e ovviamente magari posso postare qualche outlook settimanale, tutto quello che mi va, ma ripeto, non è una sala segnale. Ovviamente ci tengo a farti vedere altre cose. Questa è la statistica di cui ti parlavo prima, del conto, ovviamente con tutte le operazioni condivise, quindi ovviamente non soltanto la dashboard, ma anche le operazioni. Questi sono alcuni dei payout che ho fatto fare ovviamente ad alcune persone che sostanzialmente seguo, quindi che
relative alle cosiddette prop firm. Stiamo parlando di payout, qualche payout anche addirittura di 20.000 euro in un solo mese, alcune challenge superate ovviamente per i miei utenti. Questi ad esempio sono i profitti generati su un conto, vedete, da 300k a 9.700. Questo è un conto da 1 milione con sostanzialmente 20.000 dollari di profitto generato. Questo conto è arrivato a 20.000 dollari, è stata fatta la richiesta di payout a 20.000 dollari e quindi ovviamente puoi trovare tantissime recensioni sostanzialmente di quello che si può fare con il trading in un singolo mese. Che cosa ti serve per fare questi risultati, avere questi risultati? Adesso però, prima di dirti come fare per riuscire a raggiungere questi risultati, voglio spiegarti perché il 97% dei trader e quindi di chi opera a mercato perde soldi. La maggior parte delle persone pensano che con il trading sia facile guadagnare soldi e soprattutto pensano che basti trovare e avere la strategia segreta. Quando magari trovano un trader profittevole, cercano in tutti i modi di capire che strategia utilizza, quali setup di ingresso a mercato utilizzano, pensando che quello sia il segreto del trading. Se io ti dicessi tutti i miei entry setup, sono sicuro che al 99,9% tu non riusciresti comunque a guadagnare con il trading, perché non è la strategia singola che fa il trader, ma ci sono determinati concetti fondamentali che vanno conosciuti e applicati per rendere quei setup e quella strategia molto, ma molto più profittevole. Inoltre, moltissimi pensano che con il trading sia facile e veloce fare soldi. Pensano che basta studiare un videocorso, andare a mercato, aprire delle operazioni e guadagnare 10.000 euro in un singolo mese, già dal primo mese di trading. E devo deluderti purtroppo, perché nella maggior parte dei casi non è così. Attenzione, non ti sto dicendo che non è possibile fare tantissimi soldi con il trading in pochissimo tempo. È assolutamente fattibile. Molte persone ci riescono, ma questa non è la regola. Non tutti riescono in pochissimo tempo. Non è stato infatti nemmeno il mio caso. Ci ho messo ben 4 anni consecutivi di trading per arrivare dove ovviamente sono oggi. Adesso però veniamo a noi e voglio spiegarti appunto come riuscire a raggiungere questi risultati. Per raggiungere questi risultati con il trading devi conoscere i concetti giusti, ovvero i reali motivi secondo la quale i mercati si muovono, ovvero perché un determinato asset, che possano essere le cripto, quindi Bitcoin, che possa essere il gold, che possano essere gli indici oppure le valute, il Forex, si muovono in un determinato modo. La ragione, ovviamente, è quasi sempre la stessa e conoscere questi concetti, ovviamente, ti darà un vantaggio reale a mercato. È importante quindi avere le giuste competenze ed essere soprattutto affiancati. Questa è stata la differenza fondamentale da quando io ho cominciato ad essere profittevole. Conoscevo bene i concetti, riuscivo ad essere leggermente profittevole, ma non ancora del tutto soddisfatto. Ho deciso di affiancarmi ad un coach, di farmi affiancare da un coach, da un mentore, che fosse ovviamente un trader profittevole, e lì sono riuscito a fare il salto, diciamo, di livello. Perché ovviamente faccio sempre questo esempio quando decidi di studiare, ad esempio, un argomento che è molto difficile, da solo potrai riuscire a studiarlo e capirlo, ovviamente. Però ti rendi conto che se poi magari quell'argomento è troppo complesso e decidi di affidarti ad un professore privato che ti spiega in parole semplici e ti fa vedere, diciamo, determinati esercizi, ovviamente per te quell'argomento risulterà molto, ma molto più semplice e potrai addirittura poi un giorno insegnare quell'argomento. E questo è quello che mi ha fatto fare, ovviamente, il salto di qualità. Motivo per il quale ti dico che non è vero che per fare trading servono 8 ore al giorno, non serve stare 8 ore davanti al grafico, anzi, per quanto mi riguarda, stare troppo tempo davanti al grafico è assolutamente nocivo. Infatti, puoi fare trading anche operando 1 ora a settimana, analizzando il grafico, mettendo l'operazione a grafico e lasciando stare il grafico e chiudendo appunto il grafico. Ad esempio, questa operazione sul gold l'ho aperta ieri pomeriggio. Ho messo un alert, quando il prezzo è arrivato, ovviamente mi è suonato l'alert, ho deciso di aprire l'operazione, messo stop loss e messo TP e lasciato andare. Ovviamente non sono stato assolutamente tutta la giornata davanti al grafico. Stessa identica cosa anche per quest'altra operazione, ovviamente che ha un'operatività diversa. Alle 9 di mattina prevede ovviamente sulla coppia euro-dollaro, la mia operatività prevede di essere a grafico. Ho aperto l'operazione circa alle 9 di mattina, messo stop loss, messo TP e lasciato andare. E quindi, nemmeno in questo caso, sono stato tutta la giornata davanti al grafico e ti dirò che un'operatività del genere, che ti impiega anche poco tempo,
è sicuramente più consigliabile. Secondo me nel trading less is more, ovvero meno operazioni è molto molto meglio. I soliti corsi di trading ti insegnano supporti a resistenze e trend line, tutti argomenti che secondo me non ti danno un vero vantaggio statistico al mercato. Ad esempio, questa è una zona di resistenza che dovrebbe fungere una volta rotta da supporto, ma come possiamo vedere il mercato ritorna indietro e buca abbondantemente questa zona. In questo caso qua il mercato va qua, torna giù, questa dovrebbe essere una zona, vedi, prima di resistenza e poi di supporto, ma il mercato va abbondantemente giù e poi fa questo e quindi non funziona e si prendono continuamente stop loss. Oppure magari ti insegnano a tradare con le trend line e ovviamente ti sarai sicuramente reso conto che effettivamente può funzionare qualche volta, ma avere un vero vantaggio mettendo delle linee oblique a grafico, secondo me non è diciamo, il modo corretto di fare trading e sicuramente non è il modo che utilizzano i cosiddetti istituzionali, chi diciamo fa i veri soldi al mercato. E quindi decisi tempo fa di avvicinarmi ad una tipologia di trading che mi desse un vero vantaggio e ovviamente mi aiutasse a capire i concetti reali che muovono il mercato e così sono riuscito a seguire il mercato, che è quello che possiamo fare, andando a capire quale sarebbe potuto essere il massimo dell'indice del dollaro. Di conseguenza, vedi, giovedì 30 maggio, che è quello che abbiamo visto nel gruppo Telegram, e di conseguenza il minimo di euro-dollaro, perché se poi andiamo qua e vediamo il 30 maggio, guarda qua, il minimo di euro-dollaro che ha portato ovviamente il prezzo da 0, 1.079, sostanzialmente 1.078, al massimo di 1.0914. Fai tu il conteggio ovviamente dei pips. E direi un movimento niente male. E ovviamente questi concetti appunto ti aiutano a poter generare delle cifre pazzesche ogni mese. Ovviamente tutti questi concetti sono spiegati all'interno del mio video corso e percorso di trading. Ho deciso di registrare per te una prima lezione totalmente gratuita, nel quale ti spiego ovviamente come iniziare con il trading, sostanzialmente quali sono i vantaggi del trading. Troverai il link qua sotto, il video è totalmente gratuito, ti basterà lasciare la mail per accedere. Mi raccomando, guarda tutto il video perché alla fine del video ci sarà per te una cosa molto molto importante che ti consiglio assolutamente di non perderti. Quindi, se vuoi sapere come iniziare con il trading nel 2024, devi studiare quelli che sono i concetti reali che muovono il mercato, non la solita analisi tecnica mettendo due trend line o seguendo supporti e resistenze, ma come ti ho fatto vedere io in questo video, devi andare a capire quali sono i concetti che vanno a muovere ovviamente qualsiasi tipologia di asset, dalle crypto al gold, agli indici, alle valute del forex sostanzialmente, che sono appunto i reali concetti che ti vanno a dare un vantaggio statistico che ti permettono di generare cifre folli ogni mese. E non è vero, come ti ho detto, che nel trading serve stare 8 ore al grafico ogni giorno? Assolutamente no. Io sono contrario a questa tipologia di trading. Puoi operare anche con un'ora a settimana per generare quella che è un'entrata extra. Ho registrato, come ti ho detto, per te una lezione totalmente gratuita. Ti lascio il link. Prendi questa lezione, guardala tutta bene fino in fondo, perché alla fine del video ci sarà una sorpresa per te. Quindi, prima cosa fondamentale, inizia a studiare concetti reali che muovono il mercato. Scarta l'analisi tecnica. Se vuoi sapere quali sono i concetti reali che muovono il mercato, ho registrato ovviamente la lezione gratuita per te. E soprattutto fatti affiancare da un coach, da un mentore che ti possa portare al successo, che possa risolvere tutti i tuoi dubbi, analisi e soprattutto errori. E questa è una cosa molto sottovalutata e molto importante. E oltre ovviamente alla semplice e solita strategia, studia anche tutti quelli che sono i concetti che girano intorno al trading, come potrebbe essere il mindset e il money management, che sono concetti molto ma molto sottovalutati. Quindi non ti basare solo sulle strategie che vedi online, smart money, ovviamente, eccetera, eccetera, che da sole non bastano per essere profittevoli nel trading. Devi comprendere e capire i mercati, i concetti quindi fondamentali. Applicare una strategia che sarai in grado di applicare tu da solo e creare tu da solo una volta conosciuti ovviamente i concetti fondamentali ed importanti.